ci sta un negozio di animali con una bella gabbietta con un pappagallo messo fuori. Questo pappagallo guarda verso sto tizio che sta sulla sua decappottabile. Sta lì, guarda. Crocio. Però è carino come fa il pappagallo. E lui dice, no vabbè, non può avercela con me. E infatti, il giorno dopo chiaramente lì deve andare al lavoro. Insomma niente, si ferma lì di fronte di nuovo a questo negozio di animali. C'è di nuovo la gabbietta col pappagallo, guarda. La storia comincia a andare. Il terzo giorno stessa storia, però a questo punto si incazza. Va al negozio di animali e gli dice, oh ascolti, sì, no, interessante, tutti questi animali molto carini. Però mi servirebbe affittare il suo pappagallo per una giornata, così poi verranno praticamente in caso. Sì, ma poi non si preoccupa, basterebbe soltanto affittarlo per una giornata. Vabbè, qual è la gabbietta? Insomma, prende questa gabbietta e lo porta a casa, una serie di sevizie una dietro l'altra, insomma, gli stacca il becco, piume che volano dalle parti, insomma, gli storpiare, e lo riporta tutto così, con sta gabbietta alle cose degli animali. Insomma, c'è stato pappagallo. Il giorno dopo lui ritorna al lavoro ancora, si riferma di fronte al semaforo, e c'è stato pappagallo. Esatto. Dice, sì, più o meno era così. Allora, insomma, ritorna di nuovo per andare al lavoro, si riferma al semaforo, questo pappagallo così, e questo è un decappottabile. Ah, adesso stai zitto. Ike fragigge parlo. Ecce. Pronti per la sgreppata? Non so, c'è qui davanti. Ma c'è messo il residuo nel bicocco? Via, ma quanto sei? Ma qua. Carponete. Allora. Ciao. Guarda tutti gli uomini sdraiati che chiacchierano e l'unica donna che sta lì che cucina. E falla bene. E vedi di farla bene. Che okay, video. Video. La brace capra. Poi scappi così. Saluta capo, saluta. No. Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. Saluto solo sui video. Certo che vengono proprio bene i video con questo iPhone, vero? Totalmente diversi dai Sony Xperia Z2 Compact. Ma io ci posso fare le foto ai pesci? È vero. Ai pesci. Cioè, posso fare esclusivamente le foto. Tu va un mezzo attaccato, apri a prendere capo. Fate tante foto alla Silvia perché mi sa che è l'ultima volta che la vedete. Oh dai, vieni su. Fatele tante foto, ci si diverte. No, bello la Silvia, bello tutto, però ciao. Posso fare le foto dentro le fontane? Già. Io rietto. Guarda. Senso. No, dicono che lo vogliono fare per perché gli scali. Esatto. Già lo fanno. Lo fanno per gli scali, è come per i bagnacarbi. No, avete visto tutto l'edilizio meraviglioso, ha messo il collo perugiato. No, è lo che fa, lo faccio. Oh, ma la fate una passeggiata. Sigarette e vino, così mostra, cioè davvero turco, mostra tutti quanti i tuoi vizi contemporaneamente. Sigaretta, vino e cazzo e fuori. Grazie Stefano, informazione utilissima. Spani, ho messo sta crema depilataria. Però mi sa che l'ho tenuta un po' troppo, proprio perché a un certo punto quando l'ho tolto mi è venuta tutta un'irritazione, un'eterna, 40 giorni di cortisone. Carino sta residuo del micocco. Devi portare a Perugia lo sai, vero? È vero?
sia il numero inglese, più 4-4. Con grazie. Ma in generale i britannici sono il popolo più bello. Io sono andata dalla mia nonna, cioè il bagno che non è la punta, tutta cosa. Io mi sento di fare un metodo libero. Ma ha funzionato per tutto il tempo. Guarda che sei venuto. No, è spento. Un messaggio, il numero in inglese. Ci sarebbe. Con grazie. Hai vinto 1.800.000. Ditemi quanti. Ma mi ha detto, no, si trova sempre molto migliore su Appena. Come mai? Qualcuno diventa papà? C'è un annuncio da fa? No, no, c'è... Diventa padre! Sì! Maga? Facciamo dei nomi, poi ti chiedo fuori. Ciao, ora adesso di bello interrompiamo un momento imbarazzante ragazzi. Ah, e tutti tornano alle